Bene, io città metropolitana. Lascio la chiusura a... Che onore, Stefano, cercherò. Allora, per fare un po' di sintesi, direi che in questo paese abbiamo il problema dello strabismo, no? Siamo un po' tutti ipocriti, perché mentre diciamo che bisogna rilanciare l'economia, contemporaneamente diciamo che non bisogna più consumare il suolo, ma per parlare della finanza locale, tante cose che oggi i comuni fanno, le fanno perché entrano gli oneri di urbanizzazione. Quindi, nonostante la crisi, nonostante la ferma dei cantieri, dobbiamo dire che per fortuna che qualcuno continua a costruire, perché buona parte delle entrate è ancora costituita dagli oneri, che vanno a coprire quella che è la spesa corrente, cioè uno sta vendendo i gioielli di famiglia, come il suolo, e copre una parte della spesa corrente. No, non sempre. Conosco comuni che lo fanno in maniera abbondante, non il comune di Bologna. Noi non abbiamo nessun euro. Ed è lo stesso concetto poi che ci guida in tanti altri ragionamenti, perché quando parliamo di innovazione energetica, risparmio, recupero invece che consumare il suolo nuovo, però sappiamo benissimo che ci sono dei luoghi da recuperare nelle città che il solo costo di bonifica supera abbondantemente qualsiasi possibilità di guadagno su quello che si va a costruire lì. E quindi bisognerebbe, io non ho risposte, ho solo, vi lascio andare con qualche riflessione, poi dopo ognuno riflette. Sulla fusione dei comuni, io ritengo che nell'ambito di una corretta impostazione dell'architettura amministrativa locale, una città come Bologna, che ha 1 milione di abitanti, se si trovasse a ragionare, una città metropolitana col sindaco eletto da tutti noi cittadini della città metropolitana, e invece che avere 60 comuni, erano fino a poco tempo fa, oggi sono già 56 perché c'è già stata una fusione, una, diciamo così, una serie ridotta di contatti intorno ai 10-15 comuni al massimo, compresi i quartieri della città di Bologna, che diventerebbero tutti, diciamo, comuni o quartieri della grande città metropolitana di Bologna, sarebbe l'architettura perfetta. Quindi io auspico grandi fusioni, e la dimensione ideale è quella tra i 50 e i 60 mila abitanti, perché sotto non ci sono le risorse e le economie di scala vere. L'altro argomento sono le partecipate. Io ho espresso più volte la mia contrarietà alla vendita delle azioni di ERA da parte dei comuni, al di là che il ragionamento andrebbe fatto. Benissimo il titolo, ma che svendita? Va benissimo. No, vendita, no, no, infatti è svendita, perché va benissimo il titolo, però ha anche una rendita altissima. Quindi, al di là del fatto che per avere sul mercato finanziario gli stessi soldi che ho vendendo le azioni di ERA, spenderei molto di più. Lo so, però. L'argomento però che mi guida è un altro. Chi ha guardato qualche film, alla mia età credo che tutti abbiate visto più o meno quel film che si chiamava Robocop. C'era questa società, la OCP, che era in un futuro stranissimo in cui la delinquenza era ai massimi livelli, la OCP gestiva la polizia, era la polizia gestita da una società privata, con tutto quello che ne conseguiva. Il potere non era più nelle mani degli eletti, dai cittadini, ma era una società privata che rispondeva a tutte le logiche liberistiche del mercato, anche gestendo la polizia. Quindi dove c'erano i soldi andava a proteggere i cittadini, dove non c'erano non ci andava. Questo solo per dirvi che va benissimo razionalizzare le partecipazioni pubbliche nelle società che si occupano di servizi anche a libero mercato, ma almeno non diamo in mano al privato le infrastrutture, cioè quello che è stato costruito da queste società. Pensate nella gestione di servizi, adesso l'aeroporto si potrebbe anche pensare che basta la concessione, se c'è la concessione atterrano gli aerei, se no no. Però pensate se una società privata, tutta privata, a un certo punto decide che non vuole più tutti, vuole solo qualcuno. O pensate ai servizi pubblici essenziali veri, l'acqua, la gestione dei rifiuti. ERA è proprietaria anche di tutte le infrastrutture. Se fosse tutta privata e decidesse che l'acqua la dà solo a chi la paga molto. Ebbene, io su un argomento di questo genere
preferirei che quantomeno le strutture che vengono usate per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali rimanessero in mano pubblica. Si scorda. No, però, non vale. Ho finito. Facciamo un dibattito. Faremo un dibattito sui servizi pubblici essenziali e sulle logiche, c'è anche sulle leggi di regolamentazione, secondo me c'è bisogno di fare. Consentitemi di ringraziare moltissimo Stefano Sermenghi, Silvia Giannini e anche Luigi Palazzini e tutti voi per essere venuti qui. Ne approfitto anche per dirvi che la prossima settimana ci rivediamo in questa sala per fare un'iniziativa sull'imprenditoria, lo smart working, il lavoro agile e il lavoro femminile, che mi sembra un modo per parlare di questi temi anche oltre l'8 marzo. Quindi l'invito a partecipare. Grazie. Grazie.